lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Wings, la tua mano nella mia, più forte ci darà uno sguardo e vinceremo insieme. Wings, un sorriso, una magia che luce ci darà, solo un gesto e voleremo ancora. Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi. Notte magica, cielo, tra le stelle la sfida per me inizierà. Su una nuvola io volo nel tempo, con gioco e fantasia coloro la mia vita. La direttrice Faragonda è stata salvata grazie alle lacrime del Salice Nero e Flora, sacrificandosi per la sua sorellina Miele, ha scoperto il potere dell'Enchantix. Davvero interessante. Ma che... che significa tutto ciò? Sapevo che sarebbe accaduto prima o poi. Era inevitabile. Il portale Omega su Andros è rimasto aperto per troppo tempo ed ora collassa a causa delle energie negative sprigionate dalla dimensione Omega. Ma quali effetti potrà avere sul pianeta? Osserva tu stessa. Andros e la dimensione Omega, loro malgrado collegati dal portale così a lungo, ora si respingono a vicenda con effetti devastanti. La catastrofe è inevitabile. Avanti. Preside Saladin, mi preoccupa. Che cosa è successo di così importante da farla venire qui di persona nel mezzo della notte? Ho avuto definitivamente la conferma che Andros è in gravissimo pericolo. Se il portale Omega non verrà richiuso al più presto per il pianeta, purtroppo sarà la fine. Non è possibile, sarà opera di Valdor. Indirettamente credo di sì, dato che fu lui ad aprire il varco tempo fa. Da allora non è stato più richiuso e le conseguenze saranno drammatiche. Sarà meglio svegliare Aisha e le ragazze. Cosa sarà successo di così importante da farmi interrompere il mio bel sogno? Perché? Che cosa stavi sognando di bello? Che Brandon aveva le ali e quindi volavamo insieme verso il suo castello nascosto tra le nuvole. Lascia stare, nel mio sogno io avevo già trasformato quel castello in un modernissimo mega studio di registrazione. Oh, no! Ehi! Aisha, che cosa c'è? Papà, mamma, non vi abbandonerò. Preside Faragonda, io sono la principessa di Andros. Devo andare. Aspetta, è troppo rischioso lasciarti partire da sola. Beh, ti accompagniamo noi, c'è da chiederlo? Su di noi puoi contare sempre. Tecnicamente siamo una squadra, no? Va bene, ma fate attenzione, ragazze. Non mettete a repentaglio la vostra vita inutilmente. Saladin mi ha informato che la situazione è grave, quindi siate molto prudenti. Ci sono quasi, ragazze. Ok, il barco dimensionale per Andros programmato da Timmy è a nostra disposizione, ragazze. Ti ringrazio, Tecna, sei insostituibile. Thank you.
Che ne sarà del nostro regno, marito mio? Vieni, Niobe, è pericoloso rimanere qui. Torniamo dentro. Maestà, creature mostruose stanno varcando il portale Omega. Le sirene guardiane non riescono a contrastarle. Ci pensiamo noi, allora! Aisha! Mamma! Aisha! Figlia mia, no! Perché sei tornata in questo pianeta? Nulla potrà salvare Andros ormai, devi credermi. Non puoi chiedermi questo, ci deve essere per forza una soluzione. Devi perdonare la mia grande amarezza, figlia adorata, ma tutto ciò mi addolora profondamente. Mai abbandonare ogni speranza, papà. Non essere testarda, Aisha. Torna ad Alfea, ti scongiuro. Io non voglio perderti. Tornerò solo quando avrò richiuso il portale Omega e liberato Andros combattendo al tuo fianco. Avete sentito? Non perdiamo tempo! Magic Wings! Yeah. Aisha, non temere. Ti raggiungerò presto. Salveremo Andros insieme. Molto bene, conto su di te, papà. Andros è imminente. Non capisco, dovresti essere preoccupato. Anche il tuo covo verrà distrutto, no? Già, è vero. Per non parlare oltretutto delle sirene che hai trasformato. Devi ammettere che ti hanno servito bene. Sinora, chissà, un giorno potrebbero risultare ancora utili per il nostro scopo. Non ti sembra, Valtor? Proprio non riuscite a capire le grandi strategie, vero? Quelle erano sacrificabili sin dall'inizio. Che cosa? Va bene, adesso vi spiego tutto. Tempo fa mi sono impadronito delle più segrete formule magiche di Andros. Ed ora sono in grado di eseguire alla perfezione questi incantesimi. Cos'altro potrebbe offrirmi quel misero pianeta? Esatto, niente. Oh. Ehi, hey, le Wings! Hai qualche suggerimento, Tecna? Sì, forse ce l'ho. Scudo magico! Quale? Raggio elettrico! Sfera infuocata! Non ci lasciano neanche il tempo di riprendere fiato. Già, sono un po' asfissianti, vero? Spero solo che le altre se la stiano cavando laggiù. Stella, polvere
Stella! Stai bene? Oh, Flora, cos'è successo? Ma come hai fatto? Oh, no! Ecco il portale, l'abbiamo trovato! Spero soltanto che non sia troppo tardi. Questa volta le Winx non se la caveranno di certo. Sono quasi dispiaciuta. Cosa? Darcy, che dici? Sei impazzita per caso? Niente affatto, però credevo che spettasse a noi distruggerle una volta per tutte. Non so, dopo averle combattute così a lungo, lo consideravo ormai un nostro diritto, voi no? Beh, sì, lascia un certo amaro in bocca, questo lo ammetto. Darcy ha ragione. Già, indubbiamente è frustrante. Andiamo! Aspettate, dove credete di andare senza il mio permesso? Come osi, Valtor? Perché ci vuoi ostacolare? Eravamo certe che anche tu odiassi le Winx quanto noi. Certo, ma sapete bene che la vita di quelle fate è appesa a un filo. Il portale cederà da un momento all'altro, consegnando Andros e la dimensione Omega al definitivo oblio. Vi chiedo questo, allora. Oh? Ragazze, desiderate davvero incorrere nel loro stesso destino? Presto, non lasciartelo scappare! Sì, maestà, vado! Va tutto bene, figliola mia? Papà, che bello vederti. Grazie per avermi salvata. Oh, no, Aisha, tu mi hai dato la forza di intervenire, di non abbandonare questo pianeta perdendo ogni speranza. Sono orgoglioso di te, figlia mia. Oh, papà, ti voglio bene. Maestà, ci stanno attaccando! Papà, se riesci a distrarle per qualche minuto, cercherò di avvicinarmi al portale per sigillarlo. No, è troppo pericoloso. Se ti avvicini al vortice, potresti venirne risucchiata e saresti perduta per sempre. Non posso permettertelo. Ma devo tentare, è la nostra unica speranza. No, non è detto. Tebbo che il saggio sta per essere scortato qui. Lui è un grande mago, saprà sicuramente cosa fare. Ma prima dobbiamo occuparci dei mostri. Sei in grado di liberare quelle sirene dall'incantesimo di Valtor? Beh, con la mia polvere patata credo di sì. Bene, allora le attireremo su di noi. Guardie, preparatevi! Dobbiamo circoscrivere tutta la zona. Per Andros! L'incantesimo di Valtor è spezzato. Bene, figlia mia. Ora posso tornare dai miei soldati. Tu attendi l'arrivo di Tebok. Principessa, grazie. Per noi tutte era come vivere in un incubo. Oh, brava, Aisha! Ragazze, Tebok, ti stavamo aspettando! La sua navetta è stata distrutta dalle sirene di Valtor. Così gli abbiamo dato un passaggio. Appena in tempo. Senza le tue amiche sarei stato sicuramente spacciato. È un grande piacere rivederti, principessa. Oh? Ci sono altri mostri là. Guardate. Oceano di luce! Grande! Ci occupiamo noi dei mostri. Voi pensate al portale. Avanti! Fermiamoci qui. È pericoloso avvicinarsi ancora. Cosa c'è, Tebok? No, non vado fiero di ciò che ho fatto. Ora ti spiego. Tanto tempo fa, contribuì a realizzare il portale. Creammo una struttura che avrebbe impedito ogni fuga dalla dimensione Omega.
Un luogo sicuro per liberare dal male i regni magici. Ma purtroppo abbiamo sottovalutato il potere di Baltor. Avanti, fatti coraggio. Tu almeno sai com'è stato creato. Puoi sicuramente aiutarci a distruggerlo. Hai ragione. Queste antiche pergamene contengono proprio le formule necessarie per compiere questo. Che cosa dobbiamo fare per aiutarti? Siete in grado di convergere nelle pergamene tutta la vostra energia? Non è facile, ma ci proveremo. La nostra unica speranza siete voi. Creato dai grandi maghi di Andros, questo portale non esisterà più. Per il potere di Medagi, il più grande mago del... No! Le pergamene! No! 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 Aisha! Torna indietro, avanti! Questa non ci voleva, ora che facciamo, Tebok? Il vortice aumenta di intensità! Dobbiamo lasciare il pianeta immediatamente! Cosa? Non possiamo! Sì, ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Non lo so, non so cosa fare. Il portale è del tutto fuori controllo. Può essere chiuso soltanto dall'interno. Se anche fosse possibile, ci vorrebbero coraggio e poteri enormi che nessuno ha. No, non lascerò che un altro regno venga distrutto. Non ho potuto fare niente per Domino, ma posso tentare di salvare Andros. Non lascerò nulla di intentato. Questo non è giusto, Bloom. Spetta a me salvare il mio mondo. Vuol dire che allora lo faremo insieme. Devo farlo io! Guardate! Tecna, fermati! Che stai facendo? No, Tecna, ferma! No, non deve essere lei a rischiare per il mio pianeta! Di te c'è bisogno qui, Aisha, per aiutare nella ricostruzione. Quello che sta per compiere Tecna è un atto di grande coraggio. Noi non possiamo deviare il corso del destino. Oh!
Brock, dobbiamo fare qualcosa immediatamente! No, mi dispiace molto. Tecna ha dato se stessa per sigillare il portale. In questo modo ha esaurito completamente la sua energia vitale. Non possiamo più fare niente per lei. Devo ammettere che quelle fate hanno uno spirito di sacrificio davvero encomiabile. Poverina, mi dispiace per Tecna, ci ero affezionata. Almeno una è andata, giusto? Ce ne restano ancora 5, quale sarà la prossima ad essere eliminata? Il sacrificio di Tecna ha salvato il regno di Andros, ma ha consegnato a Valtor la sua grande vittoria. Senza Tecna, il Winx Club non ha più senso. E per le fate arriverà il momento della decisione più difficile. Nel sogno Wings, ti trasformi.